Eccomi qui, pronta per la diretta, per la conoscenza e i poteri dell'acqua. Buonasera a tutti, mi chiamo Rossella Giardini, alcuni mi conoscono, tanti no, e parto subito ringraziando comunque Focus, Lana Tamburini, Enrico Ballantini che mi hanno progettato questa serata e un saluto assolutamente a tutti quanti gli amici di Focus. Sono qui stasera, ho già partecipato a una trasmissione e sono qui stasera per partire con una rubrica sulla conoscenza e i poteri dell'acqua, che esistono e che magari non voglio parlare proprio di quelli che avvengono scientificamente. Io provengo da una radice scientifica, ma poi nel corso degli anni ho pensato bene in qualche maniera di avere un altro percorso. Devo partire, per chi non mi conosce, e dato che è una trasmissione nuova, da una conoscenza di una bambina piccola, una bimba di 6 anni che riceve improvvisamente un dono, il dono di incontrare dei pianeti multidimensionali sotto le acque del mare. In una giornata di luglio, i miei 6 anni cambiano la storia della mia vita terrena. Ma io ero una bambina tranquilla, allegra, socievole. E quel famoso giorno c'è stato come un rapimento sotto le acque del mare di qui, della Romagna, di Marina di Ravenna. Io in quel momento non ero cosciente di cosa poteva capitare, perché comunque sia io ero piccola e ho visto questa grande luce sotto l'acqua del mare che mi ha cullato. Ed è stata la prima esperienza di un incontro con i poteri dell'acqua e della conoscenza. Diciamo che c'erano dentro a quest'acqua delle multidimensioni, anche perché c'erano persone, diciamo fra virgolette, che appartenevano ad altri pianeti multidimensionali. L'acqua ha anche questo potere di conoscenza di popoli dentro a queste acque dell'universo e del pianeta Terra. Ma io questa sera voglio parlare, appunto, devo parlare di questo primo incontro, cerco di parlare velocemente di questo incontro perché poi nel percorso di alienologi, eccetera, poi saltano fuori tante cose che appartengono alle multidimensioni. La mia prima esperienza è stato un contatto veramente visivo con l'acqua di un colore giallastro. Era un'acqua particolare, era quasi come un liquido amniotico che era sotto l'acqua del mare e che mi ha dato profonde conoscenze che poi io vengo a scoprire nel tempo e negli anni. In quel momento è stata una culla e da lì è stato veramente il grande cambiamento. Devo dire che se devo pensare alla potenza e ai poteri dell'acqua, devo tornare ancora indietro, perché quando sempre sui 5-6 anni io ero piccolina, avevo la possibilità di vedere l'acqua in un'altra maniera. Ho sempre pensato che sotto quell'acqua gialla ci fossero dei guardiani delle acque. È una bimba che ascoltava anche le fiabe, comunque. Una parte era fiabesca, ma l'altra parte però non era altro che un percorso di vita diverso che non conosciamo completamente, totalmente. A me è stato dato l'apertura di quei momenti. Dovete sapere che io fin da piccolina avevo l'acqua come elemento e come gioco, ma non sapevo che per me poteva essere un effetto terapeutico, perché noi abbiamo tante conoscenze sull'acqua, no?
scientificamente le ho studiate tutte, ma la parte esoterica, l'energia sottile e il regno invisibile dell'acqua è un altro percorso. Con l'acqua si possono avere anche dei poteri in più e qui sono per 4 volte sicuramente, vi dirò un po' i percorsi che si possono accedere con le acque. Io, quando ero piccolina, in cucina della mia mamma, avevo una piccola ciotola di acqua dove, non so per quale motivo, io, appena tutti andavano via, immergevo il viso e il volto. E in quell'acqua io vedevo praticamente con gli occhi aperti un mondo particolare, le stelle, gli infiniti. Era una piccola ciotola, ma lì in quel momento, quando io andavo con il viso sott'acqua e ci rimanevo un po', riuscivo a captare qualche cosa di particolare che mi faceva bene. Non capivo, ma stavo veramente bene. Era un gioco e parlavo con delle figure, con dei maestri che molto probabilmente erano i guardiani delle acque, diciamo. E l'ho fatto per tanto tempo, con grande dispiacere di mia mamma che continuamente mi trovava nella ciotola. Però io penso che in quel momento, quando io mi rifugiavo nell'acqua, i miei pensieri svanivano. Era una cosa molto bella perché trovavo invece rifugio in situazioni allegre, sociali. E da lì ho cominciato a capire che l'acqua poteva essere anche altro. E un'acqua gialla, mi ricordo che era un'acqua dell'universo, di un oceano dell'universo, perché non solo il mondo terreno è immerso nelle acque, ma anche altre divinità, altri popoli, altri pianeti. E però in questo momento devo parlarvi del potere delle acque che io comunque piano piano ho cominciato a condividere. La memoria dell'acqua, che la memoria può essere fatta, e voi lo sapete, in tante maniere, perché l'acqua è ricettiva. Quando voi andate nell'acqua, il potere dell'acqua è comunque un calmante o una parte gioiosa quando ci sono le onde e i bambini e anch'io mi tuffo e completamente metto la testa sotto l'acqua del mare, in questo caso, perché l'acqua del mare nella testa produce grande energia. Bisognerebbe immergersi sempre. Le acque sono tante, sono profonde e dipende anche dove uno abita, ma devono essere anche creazione, perché comunque sia il pensiero che l'acqua possa partecipare alla vostra vita e a interagire esiste e c'è. I 4 elementi sono importantissimi: fuoco, terra, aria, acqua. In questo caso parliamo dell'acqua. In questo momento potrei solo dirvi che tante sono le funzioni e anche i seminari un po' che ho fatto in giro per far sì che le persone capissero che l'acqua può essere veramente una cura. Ci sono tante possibilità. Donare all'acqua è importantissimo. Vengo in questa serata parlando appunto in primis della grande potenza che può avere anche noi dare e donare. Assolutamente l'acqua ci può anche ascoltare nelle meditazioni. Adesso sta finendo la stagione, i ragazzi tornano a scuola, il mare si libera delle persone, torna comunque solitario. Come le cascate dell'acqua che hanno le profondità setose, delle cascate delle montagne, come i rigoli dei sentieri dei boschi, come i laghi. Qualsiasi tipo di acqua può ascoltare le vostre determinate situazioni. Si può anche accedere e a chiedere. Di solito si fa anche nel regno dell'acqua, è possibile anche fare qualche cosa, tipo un altarino. E come si può fare?
Per esempio, adesso che lasciamo il mondo un po' delle acque per tornare alla nostra vita normale, sarebbe bene ogni tanto entrare comunque, come io entravo solo a vedere, non so, la schiuma dell'acqua di un motoscafo o di una barca, a me dava una sensazione fortissima di grande energia o di calma quando vedevo il mare calmo o il lago che comunque non aveva rumori. E si può fare questo, fare un mandala vicino all'acqua del mare, nella sabbia, un piccolo mandala, un mandala vicino a una cascata dove ci sono dei sassi, un cerchio tondo, dove noi possiamo mettere dentro piccole conchiglie, piccole cose che si possono trovare, una piuma, un qualcosa della natura, una foglia, qualcosa, e la mettiamo dentro al cerchio del mandala. È un dono per le acque, perché le acque prenderanno cura del vostro mandala, perché piano piano lo prenderanno con sé e in quel mandala, mettendo le conchiglie o i rametti o qualsiasi cosa voi volete che sia della natura, chiedete qualche cosa, un buon ritorno, un aiuto in più. Gli elementi vi ascoltano, io ho sempre lavorato con gli elementi e quindi mi piace pensare che anche voi facciate parte di questa situazione. Naturalmente un mandala vicino all'acqua, vicino proprio al primo momento, si scioglierà dentro di sé e porterà tutte le vostre comunicazioni. Tante volte potete prendere anche dei bigliettini di carta che si scioglie, che sono carte di riso, e mettere un pensiero, qualche cosa, e poi lo donate all'acqua che lo fa sciogliere, ma in qualche maniera rimane, perché comunque l'acqua è memoria. Anche quella che beviamo, anche quella che ultimamente ha sorretto le terre della Romagna, che erano secche, aride. E l'acqua è arrivata. Io tante volte amo lo sciamanesimo, gli indiani d'America, e quindi per me è cultura. E in una prossima relazione parlerò del tamburo e delle acque, come si possono fare le guarigioni con il tamburo nelle acque, guarire le acque, perché le acque si possono anche guarire. E lo sciamanesimo indiano portava comunque a far sì che con un piccolo sonaglio, con una rana che rappresentava l'acqua, si cercava di chiamare l'acqua per irrigare la terra e per berla anche. E questa è una maniera anche nelle culture di tutto il mondo, dove certamente l'acqua è regina dell'universo. Non è solo regina del nostro pianeta, noi siamo permeati di acqua e quindi è conoscenza. Non è solo quella che beviamo e dobbiamo essere grati per bere l'acqua perché sennò non ci sarebbe vita in questo pianeta, ma cercare comunque un punto di incontro con l'acqua per migliorare le nostre salute. Come fare? Niente, si fa praticamente anche meditazioni, perché la mia prima presenza qui da voi è per farvi capire che con piccole meditazioni che potete fare a casa vostra potete richiamare il percorso dell'acqua. E io in questo primo incontro voglio farvi partecipe di quello che io comunque faccio. Prima di tutto, ovviamente, non so per quale motivo, ma quando dopo ho lavorato e ho fatto tante cose, immagino proprio veramente un posto mio personale dove potermi tuffare ed esprimere i miei desideri, pulendomi. Ultimamente c'è stato un seminario che mi ha fatto piacere e saluto Filippo, perché poi lui da questo seminario ha capito
lui abita nella zona del Piemonte, mi sembra, Filippo. Ogni volta che finiva di lavorare, aveva un piccolo intervallo di un'ora, due, non ho capito bene, e vicino c'era questa piccola cascata d'acqua. Quando io ho fatto questo seminario e ho parlato di queste cose, come l'acqua possa pulire, calmare, aiutare, lui si è reso conto che tutte le volte che finiva di lavorare ed era stanco, c'era l'intervallo, quell'acqua, quel corso di acqua, quel piccolo torrente, quella piccola cascata gli dava la possibilità di una meditazione, di guarigione, di stare bene. Basta veramente pochissimo. E quindi cominciamo a pensare all'acqua, essere grati di questo elemento che ci porta fin da bambini a delle situazioni. Io in questo momento vorrei parlare con voi di come poter fare per richiamare l'acqua quando siete stanchi, quando volete mettervi in una poltrona o fare, non lo so, una meditazione vicino a una cascata, un torrente, a qualsiasi tipo di acqua, ma anche a casa vostra, immaginando comunque con me la potenza dell'acqua per portarvi nei vostri doni. Personalmente, per chiedere alle acque qualche cosa che in questo momento comunque o vi può turbare o vi può calmare, qualche cosa che comunque vi porta in un posto e in una fiaba incantata. Io tante volte lo faccio e devo dire che mi succedono delle cose molto belle perché comunque sia nel tempo o nel momento che faccio questa meditazione, me la faccio io da sola. O lo faccio fare, vedo che comunque qualche cosa succede. Succede perlomeno qualche cosa di bello, qualche cosa di positivo, quasi una guarigione. La potenza e la conoscenza dell'acqua fanno sì che comunque una persona possa stare meglio, che abbia un'alleata come gli spiriti dell'acqua quando i bambini fanno le fiabe. Io ho sempre detto che ci sono gli spiriti dell'acqua perché quel profondo giorno dei 6 anni io ho incontrato gli alleati e ho incontrato gli spiriti dell'acqua che mi hanno totalmente cambiato percorso di vita. Ora io volevo parlare con voi di questa possibilità di potervi dare in una piccola meditazione che possiamo fare insieme anche in questo momento. Di solito io metto la musica, ma in questo momento la musica non c'è, ma va bene lo stesso, possiamo farlo ugualmente. Se poi avete un sonaglio o qualche cosa, una piccola musica quando siete in casa, ben venga nel momento in cui voi aprite quella famosa porta che io adesso vi faccio aprire. È una piccola meditazione, io vi do la possibilità di entrare in questo posto sacro, direi, entriamo nel posto sacro e andiamo a vedere che cosa in questa serata è dove ci conduce l'acqua e che cosa ci fa vedere l'acqua. Quando entrate, prima di aprire quella porta che vi dico io, chiedete anche un'intenzione, una cosa allegra, qualche cosa che vi può far stare bene. Nella meditazione arriveranno gli alleati, gli spiriti guardiani che io vi presenterò e tante cose vostre, ognuno avrà il suo percorso, perché così deve essere. Chiedete una guarigione, chiedete di stare meglio, chiedete qualsiasi cosa che vi può in questo momento, anche solamente stare bene e dormire la notte o comunque sciogliere le preoccupazioni, perché adesso andiamo con questa meditazione. Allora, a questo punto, se siete pronti, voi dovete chiudere gli occhi. Chiudete gli occhi dove siete e piano piano arrivo io e comincio a parlare. Allora, cominciamo perché c'è una forma di energia che arriva sicuramente e in questo posto dove vi porterò
Potreste essere circondati anche da alberi, vicino alle acque o da altre piante vegetali. E quindi io direi che faccio, chiudete gli occhi, aprite la porta di casa vostra, della casa che vi piace, e andiamo in un mondo incantato dove andiamo a trovare le profondità delle acque. In questo viaggio, appena aprite la porta, potreste essere circondati da alberi o da vegetazioni che sono vicino alle vostre acque. Le acque che in questo momento, aprendo la porta, vedete, possono essere cascate, mare, rigagnoli di acqua, qualsiasi tipo e forma di acqua che a voi piace andare. Acque profonde degli oceani, dove l'acqua comunque ha dei movimenti e comunque in questo momento lo spirito guardiano vi aiuta anche a trovare le vostre veggenze. Cerchiamo le veggenze in questo viaggio, cercate quello che a voi piace, lasciatevi andare tranquillamente. Ben arrivati in questo mondo di fate, fate un respiro profondo e salutate. Ascoltate con reverenza i suoni delle acque, i rumori delle onde o delle cascate. Tutt'uno con voi. Ci sono queste acque profonde, però voi a un certo punto seguite un sentiero a piedi. E questo sentiero a piedi vi bagna un po', un attimo, tutto quanto il vostro passaggio. Ed entrate in questa rigagnolo di acqua con i piedi nudi in un mondo sottile dove un guardiano vi sta aprendo la porta degli oceani, dei mondi, degli invisibili, dove le piante sono vicino alle acque e dove voi comunque cominciate ad ascoltarle. Vi accolgono con grande profondità. Ci sono rumori di acque in tempesta, rumori di acque calme, le vostre acque, quelle che voi amate. Man mano che entrate, le acque vi sussurrano alcuni pensieri e la dolce ebbrezza che è vicino alle acque vi accarezza il viso, mentre voi capite di essere comunque un tutt'uno. Continuate a seguire il vostro sentiero e illuminatevi di luce e di gioia. Ci potrebbero essere animali che fanno il percorso con voi, animali di potere. Possono esserci comunque guardiani di luce, ma lo spirito guardiano vi benedice con le acque. La potenza delle acque vi bagna, le gocce sono attraverso alle gocce, voi vi bagnate e aprite anche il chakra della corona dove vi bagnano in qualsiasi punto della testa. In quel punto le acque rilasciano i vostri pensieri, le vostre situazioni e danno adito a una meditazione. Io acqua sono qui e se tu mi hai chiamato in questo viaggio dove io comincio a camminare e a respirare un'aria diversa, io chiedo a te le mie veggenze e le mie situazioni. L'acqua mi calma e mi dà la possibilità di stare bene. In questo momento io sono in un mondo incantato dove sono permeata di tante cose belle e dove le piante comunque comunicano con le acque perché vengono bagnate e irrorate. Le acque vi accompagnano anche per pulirvi, per purificarvi. Create con quest'acqua un vostro campo di energia pulito e aprite il vostro cuore, ecco siamo qui. Loro capiscono
quello che dite e vi daranno il dono dell'energia e della trasformazione. Chiedete anche alle acque, parlate con l'acqua, quest'acqua sacra dove i guardiani sono lì ad aiutarvi. Chiedete un percorso, una purificazione, un intento, un vostro intento, e le acque vi ascolteranno. Con le acque potete ballare, danzare, gioire, con le onde che comunque sovrastano il mare, con le cascate comunque setose che vi bagnano completamente, e anche con il mare calmo che vi dà comunque di stare e di respirare. In questo momento state facendo un percorso pieno di salute, di energia, di potenza. E questo è il nostro mondo che stiamo facendo e meditando. Le acque vi augurano sempre comunque un gioioso cammino e comunque gli spiriti guardiani e gli aiutanti sono sempre vicino a voi per poter far sì che questo viaggio in questo momento sia per voi qualche cosa che rimarrà. Piano piano, piano piano, salutate le acque, bagnatevi ancora, bagnatevi il viso, e poi piano piano con i piedi ancora umidi, tornate indietro, salutate quello che avete incontrato, e non sarà l'ultima e la prima volta, perché da questo momento, quando vorrete, si ritornerà nel mondo magico delle acque, delle energie sottili e delle potenze, dove lì si uno può caricare di anche carica energetica, ma anche fisica, soprattutto anche fisica. Quindi noi torniamo indietro, apriamo di nuovo la porta, ci voltiamo e salutiamo le acque e gli alberi che sono in movimento in questo momento, pieni di pioggia, perché salutano il nostro cammino. In questo momento siamo tornati, potete aprire gli occhi. Avete fatto con me un viaggio di potenza e di energia, anche se a voi non sembra, ma invece c'è stato. Non so cosa potete attingere da questa meditazione, dove vi ho fatto capire come parlare con le acque. La prossima volta sarete da soli, vi lascio, e andrete con gioia aprire quella porta ogni tanto e trovare le vostre acque. E questo è una cosa che riguarda adesso voi, che mi potrete dire, che mi potrete parlare, però nelle mie veggenze e nella mia maniera di lavoro, di studio e di tante cose, io effettivamente devo dire che tante persone hanno trovato una pace interiore o comunque veramente un colloquio. Non ho voluto parlare di scienze stasera perché lo sappiamo, sono stati fatti tanti esperimenti sulle memorie delle acque, ma questo è un viaggio che è un rituale, è un'energia che proviene un po' dall'universo, e i mari e le acque comunque sono pieni di vita, ricordatevi che non è solamente così, ma anche vita quella che si beve al momento e che l'acqua ci dà e ci dona. Quindi ho piacere di aver fatto come primo inserimento delle acque questa meditazione per portarvi nel mio mondo sacro. E spero che vi sia piaciuto, che ad alcuni sia capitato di incontrare anche altri elementi, come possono essere animali, come possono essere piante, che sono sempre irradiate dalle acque, anche le piante. Quindi questa è la mia meditazione serale. Poi
Se volete in qualche maniera interagire con me anche adesso, in questi momenti, per chiedermi eventualmente come volete fare, se volete fare qualcosa di più, io sono qui, perché sono veloce, io vado veloce in queste cose. Però se lo fate, lo dovete fare, è un compito che vi do. Però mettete magari, se siete in casa, una musica che vi piace. E io ne ho diverse, metto e sto lì un pochino con me stessa. E quella porta l'apro e chiedo aiuto agli spiriti aiutanti, agli alleati, a tutto quello che noi pensiamo che sia solo un fatto di poesia e di fiaba, ma che invece è il regno sottile di questo mondo che noi non conosciamo. Io l'ho conosciuto nei 6 anni e tuttora partecipo all'acqua non solo di questa terra, ma anche dell'acqua dell'universo, dove ci sono tanti popoli e pianeti che sono acqua. Posso parlare di Atlantide, posso parlare di tante cose che sono capitate nell'universo, ma l'acqua è sempre stata protagonista. E noi abbiamo una ricchezza che certe volte non comprendiamo. Guardatela con i miei occhi la prossima volta che andate in un mare, in un lago o in una cascata, fate come faccio io, guardandola e assaporando e pensando che mi parli, che mi chiami. Si può fare benissimo, eh? Non è una cosa distorta. È quello che comunque io so che può capitare per cura, per la potenza, per la conoscenza dell'acqua, che comunque è una parte di energie sottili dove io vi porto, che non è a conoscenza di tutti quanti. E questo è quanto. E se c'è qualcuno che mi vuole parlare di queste cose, se ha avuto in questo viaggio la possibilità di incontri o comunque stanotte eventualmente di stare meglio, perché no? Basta anche poco, basta proprio solamente l'intenzione dell'acqua, però io non riesco a vedere niente qui. Sempre aspetto un attimo perché non riesco a vedere cosa è scritto. Oggi pomeriggio, immersa nelle acque del mare, ho espresso il mio desiderio. Sì, Miria, non tutte le cose vengono a caso, perché comunque ti sei preparata senza saperlo. E questa cosa che ti ho detto oggi, Miria, la farai comunque in un'altra maniera. Poi io non vedo bene perché ho degli occhiali che non mi fanno vedere bene. Sì, io penso che sto guardando un po' più da vicino perché ci sono dei messaggi e fino adesso un pochino non sono riuscita a leggerli perché stavo parlando, eccetera, eccetera. E beh, c'è poco da dire, quello che ho fatto in questo momento è qualche cosa che magari voi dovete rifletterci sopra. Se in questo viaggio avete fatto qualche cosa di particolare, avete fatto degli incontri, lo potete anche dire, non c'è problema, io rispondo perfettamente. Ed è per questo che in questo momento, ecco qua, metto così perché è un po' meglio. Comunque sia, torneremo la prossima volta sulle acque, ma con una diversità, perché parleremo delle acque con le guarigioni delle acque. È diverso perché magari avendo sempre usato anche il tamburo come sciamanesimo per le guarigioni delle acque o per le acque che ascoltano il rumore del tamburo, il tamburo di guarigione, nei maestri di tamburo, sciamani, dove la prossima volta vi insegnerò qualche altra cosa.
Comunque sia, questo è un esperimento che vi serve per i prossimi giorni. E fatelo, fatelo perché l'acqua comunque, infatti la schiena, l'acqua è meravigliosa perché comunque sì, le piante possono fare un contatto con le entità superiori. Io l'ho avuto con l'acqua, come no? Ed è stato veramente importante per me, quindi ho capito che le piante e specialmente le acque possono avere dei contatti con entità superiori, assolutamente sì, assolutamente. Bisogna essere anche pronti. Ok, va bene, non c'è bisogno di tanto, però io questa esperienza l'ho avuta a 6 anni, quindi sono qua che ne sto parlando, perché le entità superiori hanno dei contatti veramente grandi con le presenze delle acque, specialmente quelle dei mari, devo dire, degli oceani, dove diciamo che sotto questa coltre di acqua, che può essere oceanica o di altri tipi, possono veramente esserci delle possibilità di altre creazioni. Ma noi siamo un po', come per dire, lasciati al destino dell'umanità. E in quella fase scientifica, che peraltro rispetto tantissimo perché io provengo da una parte scientifica, ma che non porta a una chiusura delle volte, bisogna essere anche molto aperti anche a una conclusione divina che noi certe volte non ascoltiamo. Sì, Piero, sì, le entità superiori tante volte sono sotto il manto dell'acqua del mare. Non è capitato solo a me è capitato. Ci ho messo un po' di tempo per capire che cos'era, dico perché non avevo nozioni di nessun tipo, ma le multidimensioni ci sono e quindi pianeti paralleli, acque diverse, acque di guarigione esistono e come? È molto bella perché comunque sia a me è capitato, non solo a me, ad altre persone, ed è per questo che ovviamente c'è da dire che in qualche maniera, non so, qui ci sono delle persone che vogliono partecipare, ma io non so fare. E comunque non so partecipare questa persona al tuo video in diretta, ma io non so fare, quindi va bene. Comunque sia, sì, l'acqua del mare per tante persone è qualche cosa di speciale, però non è da meno le acque anche dei boschi, le acque piovane. Le pozze, diciamo, dell'acqua dove si abbeverano gli animali. Io ho avuto un contatto anche con una di queste possibilità di conoscenza, dove in una pozza di acqua piovana ho avuto un incontro ed è stato un incontro di un maestro dove comunque mi ha fatto bere quest'acqua, me l'ha fatta bere. E devo dire che c'è stato un cambiamento. Era molto probabilmente un'acqua medicina, diciamo, forse ne avevo bisogno, non lo so. Però questo è capitato e non me lo posso dimenticare perché comunque ha fatto parte di un percorso della mia vita. Quindi io guardo l'acqua anche come un'acqua medicina. Non solamente l'acqua medicina è quella che comunque ci aiuta tutti i giorni, però ci sono delle acque particolari,
dove comunque sia curano moltissimo. Grande potenza dell'acqua, grande conoscenza di mondi invisibili che sono sotto le acque dei mari e dove comunque ci sono le comunicazioni. Per questo ho voluto parlare di una cosa un po' particolare, un po' speciale, e non speciale per me, perché io poi ho sempre studiato queste cose, ho sempre fatto mie queste situazioni, da una parte la scienza assolutamente, ma da quest'altra l'acqua di Lourdes è stata programmata da un dio. Allora, ci sono acque guaritrici. Allora, io non parlo di religioni perché non mi interessano le religioni, mi interessa che ci sono delle acque guaritrici in tanti posti del nostro pianeta. Sicuramente l'acqua di Lourdes ha dei poteri e possono essere dati. Noi li possiamo chiamare dei, li possiamo chiamare in tante maniere, ma ci sono dei posti dove le acque sono più sacre, perché sono più date. Io, per esempio, ho avuto il contatto a 6 anni, c'era un'acqua gialla, mi hanno immerso in quest'acqua gialla che io sinceramente ancora non ho capito cosa fosse, però mi ha dato dei dati dell'universo. Quindi esistono delle acque in cui comunque tu, tuffandoti, ti puoi aiutare di più, perché le acque hanno delle memorie antichissime, però le acque anche tu le puoi aiutare a diventare anche le tue veggenze. E la meditazione che praticamente ho fatto, la farete da soli voi aprendo una porta e andando in un mondo di acqua. Non so cosa vi capiterà, ma sicuramente qualcosa di bello. E l'acqua nei boschi è meravigliosa, infatti ho avuto il contatto con questa pozza di acqua nel bosco che ho bevuto. Sai, di solito si dice le malattie e tutto quanto, ma quella è una cosa speciale, sono energie diverse. Sì, possono capitare anche bagnarsi, non c'è bisogno anche solo di bere, ma anche bagnare il proprio corpo e trovare anche lì una dimensione astrale. Assolutamente, non sono mica matta, eh. Sono cose che faccio fin da bambina e ho avuto dei risultati e li ho avuti anche con le persone che comunque in qualche maniera ho portato a trovare la potenza necessaria della veggenza. E molto probabilmente i doni della mia veggenza sono dati anche secondo me, non solo dalle acque, dai quattro elementi, dei quattro elementi, dove comunque in futuro vi parlerò delle nuvole dell'acqua, di tante cose che avvengono. Per stasera mi sembra di aver detto abbastanza sul primo step dell'acqua, di come si può guarire e di come si può in qualche maniera attraversare con lei le tempeste, le nostre tempeste. E è una cosa bella anche da fare ai bambini, secondo me, perché i bambini sono recettivi e per loro può essere anche un gioco meraviglioso. Io avevo 6 anni, mio papà mi ha fatto fare tutto un percorso proprio speciale, non mi ha mai detto di no, e quindi questo mi ha dato una grandissima apertura alle eccezioni, diciamo, della vita. E quindi mi fa piacere pensare che anche ai bambini si può dire: facciamo un gioco, aprite quella porta, che cosa vedete delle acque? E loro saranno quelli più partecipi e più attivi. Ed è bello perché comunque l'acqua ha un suono e certo che ci parla, l'acqua ha un suono. Bisogna trovare la possibilità di ascoltare. Io in questa diretta che ho fatto stasera è stato per farvi ascoltare
L'acqua, il rumore dell'acqua, che può essere una grande conoscenza e anche una grande veggenza. Perché nel momento che fate quella meditazione, aprite quella porta e andate dove volete andare, prima chiedete allo spirito guardiano: voglio fare questo viaggio per una cosa che mi fa piacere fare, e vi porta lì. E allora lì potrebbe capitare la veggenza che tutti noi abbiamo e che non sappiamo usare, per aiutarci a stare meglio in questo mondo dove non sempre è possibile stare sempre bene. Troviamo gli alleati per guarirci da queste cose. Troviamo le potenze degli elementi, e in questo caso dell'acqua, per poter partecipare a un percorso divino di vita diversa. Nel momento che uno non sta molto bene, bere un bicchiere d'acqua e prima di bere quel bicchiere d'acqua parlare con l'acqua che ha memoria e dire: oh, adesso io ti bevo, non sto tanto bene, aiutami tu, ha una memoria l'acqua e fa già un altro riferimento, ha un altro tipo di situazione. Quando io vi faccio fare anche questo esperimento stasera, di una bottiglia d'acqua comune dove si versano dell'acqua in due bicchieri, uno lo tenete da una parte tranquillo e nell'altro date un'intenzione di qualsiasi tipo, mettete le mani sopra, guardate l'acqua diversamente, fate un pensiero. E nel momento che poi li mettete assieme e bevete da un bicchiere dall'altro, c'è anche una differenza di sapore, e di solito è un po' più pesante. Quando lavoro nelle prano così si comunica con questa cosa qui ed è normale. Provate a fare anche questo. Vi do un po' troppo. Comunque va bene, ecco, questo è, volevo dire, ascoltate quella parte infinita che comunque sia, non è rumore, ma è molto rumorosa. A voi. Io direi che, non lo so, se c'è qualcuno che mi vuole dire qualcosa, io sono qui. Altrimenti ci sarà una possibilità, quest'altra volta con altre cose, di parlare del tipo delle acque. E mi piacerebbe sapere poi da voi questi esperimenti che vi faccio fare, se in qualche maniera ci riuscite. E poi dopo io eventualmente ve lo spiego e ci ragioniamo sopra. Ma è facilissimo, basta pochissimo. È una cosa molto bella. Io quest'anno sono stata tanto al mare perché non stavo molto sulla spiaggia, stavo sempre in acqua. E lo so che per le signore i capelli sono importanti, non si dovrebbero mai bagnare, compresi i miei. Però se dovete partecipare a delle guarigioni o a delle cose, l'acqua va proprio in immersione, proprio con la testa, assolutamente. Capisco perfettamente, però ogni tanto ci sta. Quindi buon tutto. E cercate in qualche maniera di fare tesoro di questa comunicazione e di provarci. Quando siete pronti, quello che vi ho detto stasera, fatelo da solo con una musica di sottofondo e andate a ricercare i guardiani spirito, aprite quella porta e immergetevi nelle acque più profonde e curative e potenti e acque della veggenza. E buon viaggio. Tanti auguri.